mio primo speed date. Sono un po' nervosa. Allora, sono alta 1,55. I dettagli sul peso e sull'età te li comunicherò nei prossimi incontri, se ci saranno. Sono un tipo difficile, lo so, ma oggi le donne non hanno bisogno di sposarsi per avere figli o per una stabilità economica, quindi perché sistemarsi? Detto ciò, non c'è niente che un vibratore non possa fare. Il problema è che noi ragazzi abbiamo bisogno di baci, di tenerezze, per non parlare dello stare insieme, del condividere la vita. Chiedo troppo, lo so, ma il fatto che tu sia qui mi fa pensare che tu stia cercando qualcosa di serio, quindi andiamo al sodo. Fumo. Se ti dà fastidio, è causa di rottura. Mangio carne rossa. Se sei vegetariano o, peggio ancora, vegano, è causa di rottura. Mi piace tenermi in forma, quindi faccio palestra almeno 3 volte a settimana. Mi aspetto che il mio compagno faccia lo stesso. Potrei guadagnare più di te, ma questo non è un problema. Lo è per te? Finisci qui. Amo cucinare e cucinerò tutti i giorni, ma i piatti toccano a te. Lavo, stiro, pulisco, ma mi rifiuto categoricamente di gettare la spazzatura o di cambiare le lampadine. Mi piace leggere, su questo sono un po' strana. Mi piacerebbe che il mio compagno fosse un buon lettore. Ovviamente se non sai chi sia Dostoevsky finisce qui. Adoro la mia famiglia, ci sentiamo spesso. Non ti è consentito nella maniera più assoluta di parlare male della mia famiglia. Parlare male della mia famiglia è causa di rottura. Ah, se vengo a sapere che si parla di me come della palla al piede o della stronza, salta tutto. Quando sono davvero arrabbiata, urlo. Più o meno fa così. E difficilmente piango, ma se succede ho bisogno di un abbraccio. Solamente di un abbraccio, non voglio assolutamente parlarne, voglio solamente un abbraccio. Ne verrò fuori solo. Ora, passiamo al sesso. Mi piace, io credo di essere l'unica donna che non ama i preliminari. Trovo che sia una perdita di tempo. Raggiungo facilmente l'orgasmo, quindi mi piace arrivare dritto al sodo. Faccio sesso orale e mi piace essere ricambiata. Ovviamente se non fai sesso orale finisce qui. Adoro essere baciata qui e qui. Non sono perfetta, ho i miei difetti. Anzi, adesso ti racconto la cosa più rozza che faccio. Ho degli attacchi allergici. Sono allergica ai gatti, agli agari e alla polvere. Se sei un amante dei gatti finisce qui. Quando ho questi attacchi allergici mi prude l'interno dell'orecchio e l'unico modo per farlo passare è fare così. Quale spiegazione? L'odore di vita. Ecco, ora lo sai. Non sono perfetta, ho anch'io i miei difetti. Spero che ti innamorerai di me, dei miei difetti e di tutto il resto, perché in fondo quelli fanno in modo che io sia. Io sono una donna buona, ho un buon cuore, mi piace veramente dare e ricevere amore. Qualche volta ti farò infuriare, sì, lo so, ma qualche volta mi guarderai e ti meraviglierai della mia bellezza, del mio fascino e della mia intelligenza. Anzi, credo che qualche volta mi guarderai e dirai: porca miseria, sono davvero fortunato ad avere una ragazza come lei. Allora, che dici? Puoi amarmi?